Ciao a tutti, oggi prepareremo le polpette al vino. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti. Gli ingredienti sono macinato di carne, acqua, cipolla, vino rosso, farina, olio, latte, prezzemolo, sale, uova, pan grattato, parmigiano e pepe. I quantitativi e gli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo il macinato nel boccale. Aggiungiamo le uova. Pan grattato, il latte, il prezzemolo, il sale, un po' di pepe e il parmigiano. Facciamo impastare per 30 secondi a velocità 3. Andiamo a verificare che il nostro impasto sia pronto. Il nostro impasto è pronto. Adesso andiamo a prendere il varoma. Prendiamo la farina. E iniziamo a preparare le nostre polpettine. Andiamole a passare nella farina. Posizioniamole nel varoma. Dopo aver preparato le nostre polpette, andiamo a ungerle con un filo d'olio. Momentaneamente le mettiamo da parte per preparare il nostro sughetto. Mettiamo nel boccale la cipolla e l'olio. Pressioniamo il bimbi per un minuto a 100 gradi, velocità 4. Adesso andiamo ad aggiungere dal foro l'acqua. Il sale, il vino, posizioniamo il nostro varoma andiamo a chiudere con il coperchio. E cuciniamo per 30 minuti temperatura varoma velocità 3. Le nostre polpette sono pronte. Andiamo a impiattare. Polpette al vino. Grazie e alla prossima ricetta.